Signore e signori, buonasera. Solamente due parole, visto che l'argomento potrebbe essere ostico, perché notoriamente non siamo un popolo che ama molto la storia, tant'è che in genere ricominciamo sempre dal capo senza accorgerci di quello che è successo tempo prima e che chiederebbe una maggiore attenzione. Si tratta di una storia vera, frutto di una ricerca un po' complicata, perché per quanto il personaggio di cui si parla, che è tale Giuseppe Laoz, abbia fatto grandi cose, nonostante questo, probabilmente perché è capitato in un periodo della storia, in un momento sbagliato, e per molti altri motivi non ha ricevuto gli onori che io ritengo avrebbe dovuto ricevere. Poi se ne è parlato anche come del Napoleone italiano, così lo chiamavano alcuni francesi. Altri hanno detto che avrebbe potuto essere Garibaldi, e capiremo perché eventualmente non lo è stato. Giuseppe, il nome completo è Giuseppe De Laoz Ortiz, è un ufficiale di nazionalità italiana, di famiglia spagnola, che serve come ufficiale nel 1796 presso con l'esercito austriaco, quindi già la situazione è un po' ingarbugliata. Arriva Napoleone in Italia 1796 e con lui arrivano le idee della rivoluzione francese, che colpiscono molto l'immaginazione di certi ceti, soprattutto comunque dei ceti culturalmente avanzati, gli ufficiali, giornalisti e così via. Cosa fa Giuseppe Laoz? Lascia l'esercito austriaco, quindi diserta, e si unisce ai francesi. Diventerà anche in brevissimo tempo aiutante di campo, prima di un generale che muore in battaglia e poi direttamente di Napoleone Bonaparte, il quale lo prende immediatamente in grande considerazione e sarà il protagonista comunque di una serie di eccidi contro la popolazione italiana. Cosa succede? Napoleone accende delle grandi speranze, ma contemporaneamente, poiché lui stesso, le truppe al suo seguito rubano di tutto, quindi spogliano chiese, anche case private, campi, rubano tutto quello che possono, perché sono truppe mal ridotte e quindi anche un modo per mantenersi. E in più ci sono altri due motivi che spregiano i rivoluzionari francesi: la religione cattolica, e in più Napoleone mette anche la leva obbligatoria, un paese dove assolutamente era sconosciuta. Tutto questo crea un movimento che verrà sotto il nome di insorgenze. Quindi siamo alla fine del 1700, le insorgenze sono un fenomeno violentissimo, è un fenomeno di massa, poco conosciuto, ma molto molto sanguinoso, sia per il sangue che versano gli insorti, sia per il sangue che i francesi e gli italiani che sono nelle repubbliche che loro creano, e questo creerà delle situazioni terrificanti. Giuseppe De Laoz è stimatissimo proprio per la sua capacità militare e verrà utilizzato molto dai francesi nella Repubblica Cisalpina per effettuare queste repressioni sanguinose. È un carattere, tra l'altro, una persona molto dura, che riconosce come autorità sopra di lui solo Napoleone Bonaparte. Quindi litigherà in continuazione un po' con tutti, finché a un certo punto non si renderà conto di versare questo sangue, uomini, donne e bambini, e in più di gente che parla, come lui dirà, la sua lingua. Quindi lascia la Repubblica Cisalpina, che è stata creata dai francesi, e i francesi, e all'improvviso diserta di nuovo e scende nelle Marche. Nelle Marche lui metterà insieme queste bande, molto spesso vengono chiamati briganti, alcuni sono briganti, altri non lo sono, in genere i letterati, gente che ha un'idea molto vaga, se non quella dell'odio
verso i francesi, verso chi gli ruba di tutto e verso chi gli impedisce di professare la fede cattolica, ma non è che queste masse hanno un sentimento nazionale. Giuseppe Della Ozio Ortiz invece ce l'ha, comincia a formarsela nel tempo, e quindi la sua lotta sarà la sua idea di lottare prima contro i francesi e gli italiani che combattono per lui, poi vorrà combattere, pensa che combatterà contro i russi, contro gli austriaci, comunque in favore di una, non tanto di una unità, quanto di una indipendenza nazionale. Non vi dico altro perché altrimenti vi rovino la sorpresa. Quindi buon ascolto e buona visione, grazie. D'Italia fra il 1796 e il 1797, austriaci, piemontesi e papalini, e stravolge la geografia politica dell'Italia. Con il Trattato di Campo Formio, i territori già della Repubblica di Venezia vengono assegnati all'Austria, che in cambio riconosce la Repubblica Cisalpina, il cui territorio si estende nell'odierna Lombardia ed Emilia-Romagna e in parte del Veneto e della Toscana. La Repubblica Cisalpina, che segue e unifica la Cispadana e Transpadana, è una cosiddetta Repubblica Sorella, sotto il controllo francese e di orientamento giacobino. Tra il febbraio 1798 ed il settembre 1799 viene fondata la Repubblica Romana, che ingloba la Repubblica Anconitana, sotto la cui giurisdizione ricadono anche le Marche. Pio VI viene mandato in esilio. Tra il gennaio ed il giugno del 1799 avrà anche luogo la breve vita della Repubblica Partenopea. I francesi conducono, in seguito alla loro armata vittoriosa, idee di modernizzazione dello Stato e di libertà politica e civile, ma sono al contempo responsabili di vessazioni contro il culto cattolico, requisizioni, spoliazioni di opere d'arte, furti e stupri ai danni della popolazione. Alle repubbliche instaurate sul modello rivoluzionario, le cosiddette repubbliche sorelle, spetta anche l'ingrato compito di raccogliere con forti tassazioni il denaro per sostentare amministrazione ed esercito di occupazione. Contro i francesi e i loro alleati italiani, i cosiddetti giacobini, si leva il fenomeno spontaneo di massa delle insorgenze, che vede molte aree del nostro paese teatro di guerriglie, a volte vere e proprie battaglie, particolarmente sanguinose. Sono vasti strati della popolazione che combattono contro i francesi e le repubbliche instaurate in Italia a seguito delle conquiste napoleoniche. È in questo contesto e tra continui sconvolgimenti politici che si muove la figura enigmatica di Giuseppe La Ozio, dapprima ufficiale dell'esercito austriaco, quindi passato ai francesi ed infine nella Repubblica Cisalpina, dove otterrà il grado di generale per l'eroica condotta alla battaglia del fiume Senio contro i papalini e nella repressione dei moti delle valli venete e lombarde. Ma ora ci troviamo a Milano, in Piazza d'Armi. È in corso un'importante cerimonia ufficiale davanti all'immancabile albero della libertà.
liberté, fraternité e égalité. Cittadino Giuseppe Laoz, oggi, 25 febbraio 1797, qui a Milano, la Repubblica Francese vi ringrazia per la vostra eroica condotta al fiume Senio contro l'esercito pontificio e per la capacità e risolutezza dimostrate nell'annientare le bande brigantesche in Garfagnana. Il direttorio, su richiesta del generale Bonaparte, comandante dell'esercito d'Italia, vi conferisce il grado di generale di brigata e l'incarico di comandante della Legione Lombarda nella Repubblica Cisalpina nostra sorella. Congratulazioni, generale. Ecco il vostro attestato. Giuseppe, non sembra che la popolazione apprezzi particolarmente la nostra presenza, né tantomeno quella dei francesi. Mi stupisce che ci siano così pochi repubblicani, a parte i soldati intendo. Il gruppo che protesta è molto più folto. Ah, non crucciarti, mio buon Teulier. Le avanguardie saranno sempre meno numerose delle masse che si oppongono al cambiamento. Ma non dubitare, la vittoria arriverà sempre alle prime. Bestie. I nostri concittadini sono delle bestie.
ancora non hanno capito che i francesi hanno portato la libertà. A pensarla come i reazionari dovremmo stare ancora con gli austriaci e i preti continuerebbero ad opprimerci con il loro oscurantismo. Venite via, comandante. Qui tira brutta aria e voi siete troppo esposto. Non mi spaventano, Pietro. Certo, mi sembra impossibile che questa marmaglia trovi il coraggio di opporsi a noi qui, davanti a un esercito armato pronto ad usare anche la forza, se necessario. Cittadino generale, posso congratularmi per la vostra fresca e meritatissima nomina. Chi avrebbe potuto mai supporre una carriera così rapida? Madame Adeline, è un piacere e un onore avervi qui, ma non mi sembra né il luogo né il momento adatto. La plebaglia non mi fa paura. E poi, con tutto questo schieramento... C'è anche la mia spada, qualora fosse necessario. Confido che non dobbiate usarla, cittadino generale. Sapete, ricordo come ieri, quando venivate nel mio salotto milanese, allora frequentato da pochi e diffidenti giacobini. Voi ve ne stavate sempre in disparte, ma ascoltavate, ascoltavate. Ammiravo la semplicità delle vostre parole. All'inizio pensavo che si trattasse di una difficoltà di esprimervi in un'altra lingua. E invece era la linearità dei concetti rivoluzionari contro la retorica vuota degli austriaci e dei loro servi. Io invece avevo avvertito da subito la fiamma che vi bruciava dentro, quell'ansia di raggiungere i tempi migliori, moderni, e quella volontà di gettare via la vostra divisa bianca. Mi ricordo che venivate sempre in abiti borghesi. Certo, quel modo di vestire non vi era affatto congeniale, anzi, ve lo confesso, eravate davvero imbarazzato. Sì, poi l'incontro con Napoleone, lo scontro al Senio contro l'esercito pontificio. Infatti, fu Napoleone in persona a parlarmi del vostro coraggio e di come trascinaste gli uomini alla vittoria. Fu proprio lui a volervi come aiutante di campo. Ma quella volta al Senio, la vostra ferita, oh monde, monde... Come sono stata in pensiero per voi? Ma niente di grave, madame. E poi non mi impediva di dare ordini ai miei e detta fra noi papalini. Non rappresentava una minaccia così pericolosa. E certo che invece con le repressioni garfagnana, beh, quella è stata tutta un'altra storia. E adesso ci aspetta il Veneto. Non avremo nessuna pietà, nemmeno lì. Non c'è spazio per chi non accetta i nostri ideali rivoluzionari. Siete nel giusto e lo sapete. La Francia porta il credo del futuro. Giuseppina, sua sorella, deve darsi anima e corpo per aiutarla in questa impresa titanica. Ah, quanto a questo non dubitate, madame. Noi saremo sempre al fianco dei nostri fratelli francesi, ben consapevoli che il futuro della rivoluzione è anche il nostro. La sorte di nulla facenti e di contadini ribelli. Prezzolati da austriaci e preti, è il giusto prezzo del cambiamento. Stile frattare. Oh, vedo il generale Mornier. Madame Adeline, ma che piacere vedervi qua, accanto al vostro protetto. Sì. Anche voi a onorare un coraggioso figlio di una terra saputo scegliere la parte giusta, non come la plebaglia stiepata sull'altro lato della piazza, che meriterebbe giusto un po' di mitraglia. Maledetti ribelli! Capitano, ordinate alla folla di sciogliersi! Fate fuoco se non obbediscono immediatamente! Da qualche anno a Milano e il mio salotto è stato sempre frequentato dai personaggi più in vista della città. Certo, da
dal maggio 1796 molte cose sono cambiate, sì. Agli amministratori e agli ufficiali austriaci si sono sostituiti quelli francesi e mio fratello, il poeta e giornalista Trouvé, è diventato ambasciatore di Francia presso la Repubblica Cisalpina. Quello che non è tuttora cambiato, neanche in questo inizio di settembre 1798, è il clima umido e l'attitudine lamentosa e rissosa degli italiani. Oh, Giuseppe, venite, venite! Ma prego, accomodatevi. Debbo però rimproverarvi. Ah sì, per tutto questo tempo trascorso dalla vostra ultima visita. E poi, da quando Napoleone vi ha nominato capo delle truppe cisalpine, beh, le vostre visite sono divenute così rare e con esse il piacere di passare il nostro tempo assieme. Perdonate Adelina, ma nell'ultimo periodo si sono succeduti una serie di eventi tumultuosi. Pensavo di trovarvi più pacificato con voi stesso, che cosa vi prende? Eppure avete represso l'insorgente, quei cenciosi. E che cos'è che vi tormenta? Pensavo di trovarvi veramente come una volta. Ma invece, adesso, mi sembrate un leone in gabbia. Non fate altro che accettare e lasciare impegni dalla sera alla mattina. Sì, per quelle operazioni lì. E poi ancora per le Pasqua veronesi sono diventato il terrore degli insorgenti. Straccioni, come li chiamate voi. Però sempre gente che parlava la mia lingua. E ci avete parlato qualche volta? Riuscivano a dire qualcosa di più di viva Gesù e viva Maria? Non era compito mio parlarci o capire per cosa si battessero. Il mio compito è quello di riportare l'ordine in quelle terre. Avevate tutt'altro modo di porvi dopo la riconquista di Verona. Eravate il generale che aveva domato i rivoltosi e fatto trionfare la rivoluzione. Stavate con me in uno stato di esaltazione. Mi è stato chiesto di eliminare il nemico, cosa che ho fatto sovente io stesso, in sciabola o con la mia carabina. E ora, qual è il vostro tormento? È forse il sangue versato? Oppure cominciate ad avere dei dubbi sul vostro compito, magari sui vostri ideali? Mi conoscete bene, non ho scrupoli nel dare la morte, se lo scopo è quello di far trionfare le nuove idee. La rivoluzione. E quindi? I sacri principi dell'89 predicavano libertà, uguaglianza e fratellanza fra i popoli. E non è quello che dicono Napoleone e le nostre armate? Non lo so. Ho fatto massacrare migliaia di persone. Molti neri. Il mio nome incute sgomento e paura. È stata un'operazione di giustizia. Molti di loro non sono altro che briganti, ladri, assassini. Hanno saccheggiato case, caserme, ucciso molti soldati francesi. E anche sinceri e rispettabili repubblicani italiani, nostri amici. Ho fatto caricare la mia cavalleria. Ho ordinato di sparare su donne e bambini. Avete fatto solo il vostro dovere, il vostro sacrosanto zelo rivoluzionario vi ha fatto usare metodi che in altri tempi, sì, sarebbero stati terribili. Ma Giuseppe, non viviamo in altri tempi. E solo i forti come voi hanno la tempra per superare scrupoli che in altri momenti sarebbero del tutto giustificati. Voi dite, ma se siamo stati noi giacobini insieme ai francesi i primi a profanare chiese, uccidere e violentare, e i francesi che hanno requisito opere d'arte, bestiame e imposto tasse, che poi proprio le autorità italiane
sono state costrette a riscuotere, attirandosi l'odio della popolazione. Non vi avevo mai sentito parlare così, perché proprio ora... Ma voi siete a conoscenza del colpo di Stato organizzato dai francesi nella Repubblica Cisalpina? Vostro fratello, ambasciatore, dietro ordine al direttorio, ha cambiato d'autorità la nostra Costituzione. E a Parigi, dove sono andato per protestare, né il ministro Talleyrand né il direttorio hanno voluto ricevermi. Ecco perché mio fratello da un po' di tempo sembra evitarmi. I francesi hanno ritenuto la nostra Costituzione troppo avanzata e quindi ce l'hanno cambiata senza nemmeno prendersi la briga di ascoltarci. Il vostro discorso mi ha profondamente turbata. Sì, per un attimo avevo temuto che il vostro fervore rivoluzionario si fosse attenuato e che le infamanti bugie degli insorgenti avessero fatto breccia nel vostro animo. Vedrò quello che posso fare con mio fratello. Datemi solo un po' di tempo. Sono certo che lo farete. Sì. Aiutatemi a impedire che le simpatie per l'ancien regime possano compromettere con il cammino rivoluzionario. Promesso. Avevo visto giusto nel nostro giovane rivoluzionario e sui moti del suo animo. Speriamo che non si incontri con Monnier. Madame Trouvé? Oh, generale Monnier, già qua? Qualche increscioso incontro? No, certo. Sono subito corso da voi, non appena ho ricevuto il vostro biglietto. D'accordo con una vostra fantesia, ho atteso pazientemente dietro un tendaglio che il vostro illustre ospite se ne fosse andato. Beh, non vorrei essere fraintesa, ma nonostante la mia stima e la mia amicizia per Giuseppe Laoz, ho ritenuto, da francese, di mettervi al corrente di alcune mie impressioni. Lo trovo patriottico, oltre che doveroso per i sentimenti che nutriamo entrambi nei confronti del più eminente militare della Repubblica nostra sorella. Dunque, cosa frulla nella testa del nostro giovane eroe? Per la prima volta l'ho sentito così irritato, così infastidito per la repressione dei moti e anche particolarmente irritato delle doverose requisizioni effettuate dalle nostre truppe. Volete dire che ha esternato simpatie per i controrivoluzionari? No, questo no. Ma proprio lui, che pieno di entusiasmo aveva lasciato l'esercito austriaco per entrare nel nostro, facendovi una fulminea carriera, ora sembra particolarmente irritato anche per le modifiche apportate alla Costituzione della Repubblica Cisalpina, di cui non era al corrente la Giunta di Milano. Certo, la Costituzione della Cisalpina era un po' troppo rivoluzionaria per il nostro governo, un po' troppo giacobina, capite? Si imponeva per noi qualcosa che tenesse a freno questi italiani e che al contempo non compromettesse il loro aiuto militare, capite? Ça va sans dire, un bel gioco d'equilibrio. Sofia, sapete benissimo che gli italiani sono mutevoli e alla fine, vedrete, apprezzeranno anche loro il freno che gli abbiamo imposto. Ma oui. Penso che anche il nostro giovane amico possa farsi una ragione in breve tempo dei cambiamenti in corso e rientrare nei ranghi. Beh, se lo conosco bene. Ma sì che lo conoscete bene. Dategli un incarico importante, un incarico che possa metterne in luce le indubbie qualità di soldato e vedrete che la sua lealtà sarà al di sopra di ogni sospetto. Lo farò, almeno per quanto è in mio potere, ma intanto verrà seguito da amici fidati. E anche voi, madame, tenetemi informato se notate qualcosa di insolito nel suo comportamento. Ma ora devo lasciarvi.
I miei omaggi, madame. A bientôt. O 1798 sta fernendo e ha fernuto pure una grande illusione. O tricolore della legione lombarda l'hanno fatta a diventare la bandiera della Repubblica Cisalpina. E gli italiani non saranno mai un popolo libero finché sta libertà non se la piglieranno con le mani loro. E oggi, o generale Laoz ha chiamato tutti gli amici suoi capi per dirgli che il che intende fa. Sei il mio migliore amico. E Pietro, tu sei la mia. Quante volte mi hai salvato la vita? Generale, se solo qualche volta foste più prudente. Ti ringrazio per questi tuoi sentimenti nei miei confronti, Giuseppe. E stai pur certo che essi sono ricambiati senza riserve. Ma dici, per quale motivo ci hai fatto convocare qui oggi? Siamo soldati e fra noi è inutile perderci in vuoti giri di parole. Abbiamo seguito tutti noi il grande richiamo della rivoluzione. Siamo rimasti affascinati da Napoleone e dal suo genio militare. E ciascuno di noi ha corso anche dei rischi per questa scelta. Infatti gli austriaci mi impiccherebbero volentieri. E hanno lanciato su di me l'accusa più vergognosa. Quella di essere fuggito con la casa del reggimento in cui prestavo servizio. Ma nessuno nella Cisalpina ha mai dato credito a quella cosa infamante. Oh, ma certo, non c'è neanche bisogno di discuterne. Ma noto, Giuseppe, che ancora non ci hai spiegato il perché di questa riunione così segreta? È presto detto. Sono in contatto con alcuni politici e militari qui a Milano. Vogliamo costituire una società segreta, dove porti la nostra gente finalmente a decidere per proprio conto. Senza ingerenze o vassallaggi per conto di altre nazioni. Ma Giuseppe, la Repubblica Cisalpina è già una nazione indipendente e opera accanto alla Francia proprio per stabilire un nuovo ordine contro quelle potenze che invece vorrebbero riportarci alla precedente schiavitù. È vero. Il nostro nemico è l'Austria, la Russia e l'Inghilterra. È vero. Combattiamo contro di loro anche per questo motivo. Ma è anche vero che non siamo su un piede di parità con i francesi. Ma questa è una situazione temporanea, transitoria. Devo ricordarti, Giuseppe, cosa succederebbe se qui non ci fossero i francesi. Te lo dico io cosa succederebbe. Le orde dei cattolici e dei reazionari ci scannerebbero senza alcuna misericordia. Il nostro esercito repubblicano, da solo, non ha ancora la forza sufficiente. Non è vero, loro ci scannano e noi li ripaghiamo della stessa moneta. Sentite, io non sono credente. Però penso che queste persone umili ci odiano perché ridiamo le loro convinzioni religiose e non gli permettiamo di professare liberamente il culto cattolico. Ma avete detto più volte che dove arrivavano gli insorgenti ammazzavano e saccheggiavano senza pietà. Esatto. E magari gridando proprio Viva Gesù e Viva Maria! Facevano quello che facevamo noi. Si vendicavano delle spoliazioni causate dai soldati del Bonaparte. Domenico, io sono stanco. Sono stanco di versare sangue di altra gente. E che per giunta parla anche la mia lingua. Dunque, che cosa proponi? Costituiamo una società segreta. La chiameremo la Società dei Raggi. Perché i suoi bracci si raderanno in tutta la penisola. Domenico, Pietro, ci pensate? Un popolo che è stato grande e sovrano finalmente in casa propria e con una società più giusta, senza nobili e senza preti. E senza preti? Dove ognuno è libero di professare la propria religione, oppure di non professarla affatto, libertà, fraternità ed egalità.
Sì, soprattutto libertà. Libertà di andare a caccia di donne e magari maritate e restare a giocare a carte fino al mattino senza che nessuno ti faccia la morale. Che diamine ci sto. Bene. E tu, Pietro, da che parte starai? E me lo chiedete. Devo dire che non ci ho capito molto. Ma vi seguirò, Giuseppe, come ho sempre fatto. Bene, ma adesso andate, che sto aspettando alcune persone importanti per il nostro scopo. Se non mi dovessero trovare da solo, potrebbero sospettare chissà quali tre. Sono le persone di cui più mi fido al mondo, diversissimi fra loro, ma ugualmente affidabili. Pietro è un giovane tutto d'un pezzo. Non penso che si faccia tanti scrupoli sulla religione, sui giacobini, sui francesi o sugli austriaci. Darebbe la vita per me, per quello che chiama il Napoleone italiano. E allora, che ne dici, mio buon amico? Come sai, io prima seguivo il Duca di Parma. Ma a me non sono mai piaciute le parate. No, a me lo sai, piace menare le mani. E per questo me ne sono andato con i francesi. Con loro sì che si combatteva. E tra una battaglia e l'altra ci si divertiva pure parecchio. Ma ti confesso che questa storia di metterci in proprio mi stuzzica. Ah, sono perplesso, Domenico. Mi sono arruolato nella legione lombarda ed ho sempre combattuto con Giuseppe accanto ai francesi. Il mio istinto mi porta a seguirlo anche in capo al mondo. Ma mi rimane difficile pensare ai francesi come ad un nemico di cui diffidare. Domenico invece è tutt'altra cosa. A lui piace fare la guerra, passare da una donna all'altra e giocarsi in una notte tutto quello che ha guadagnato in un mese. Per lui un nemico vale l'altro, ma la sua amicizia per me è fuori di discussione. Via, Pietro, non stiamo a pensarci poi troppo. Quello che viviamo è un tempo difficile e pericoloso. Quello che decidi oggi potrai sempre cambiarlo domani, ma ciò che importa adesso è che un amico ci dice che questa sua società dei raggi, come la chiama lui, prepara un futuro dove non dovremo più sottostare a nessuno che non parli la nostra lingua. Le sue parole suonano bene. E sono sicuro che seguendolo ci sarà gloria e fama per tutti noi. E se così non dovesse essere... Entriamo dunque in questa società. Giuseppe è un impetuoso, certo, ma non posso credere che voglia tradire la fiducia nostra e dei nostri commilitoni. Ho giurato per la Cisalpina nelle sue mani e continuerò a seguirlo. La decisione è presa. E i miei due amici... ne sono certo, mi seguiranno. Ora il prossimo passo sarà stabilire contatto con gli sorgenti e capire se ci si può fidare di loro o se sono solo la mano armata del Papa, o dire Ferdinando. Non è passato manco un anno e tutto è cagnato. Gli eserciti della seconda coalizione hanno conquistato nato vota la Lombardia e i franco-cisalpini se ne sono fuggiti con Ren. O generale Laoz invece se ne sta Furlì e da qua ha dichiarato lo stato d'assedio del dipartimento del Rubicone. E non mi pare che i francesi l'hanno presa troppo buona. Oggi, 7 maggio 1799, o generale Giuseppe sta aspettando a Domenico Pino. Chissà che gli avrà già a dicere. Il volo verimma. È da ieri che ti aspettavo. Come mai questo ritardo? La strada da Bologna qui non è sicura, lo sai, infestata com'è da briganti e insorgenti. Hai notizie fresche sui nostri amici francesi? Sì. Dopo la batosta di Cassano d'Adda, hanno capitolato anche a Milano. E sono in rotta un po' dappertutto qui a nord.
Sei molto aggiornato sui nostri commilitoni d'Oltralpe, Dominique, come ti chiamano loro. Ma certo, i francesi senza Bonaparte abbassano la cresta ovunque. Non scherzare, Giuseppe. Guarda che qui rischiamo di rimanere imbottigliati con tutta la legione se non lasciamo subito fuori. Nelle Marche la situazione è ancora buona. E in Ancona c'è Monnier, con parecchia truppa e cannoni anche. Infatti ti stavamo aspettando. La legione è pronta a lasciare l'accampamento per le Marche. Aspettano soltanto l'ordine. E sei proprio sicuro di non avere altro da dirmi? Su via. Credo che tu sia già al corrente di tutto. Morichard ci ha fatto mettere entrambi gli arresti. Però resta da vedere come riuscirà a mettere in atto il suo piano. Ecco. Sai cosa sono queste, Giuseppe? Queste sono le prevedibili reazioni dei nostri commilitoni francesi alle tue ultime decisioni. Ma che cosa ti è saltato in testa? Istituire lo stato d'assedio o peggio quell'altra colbelleria nel corpo franco italiano? Erano tutte decisioni che avevamo preso senza tentennamenti. Io non ti ho nascosto nulla. Lo so, ma se i francesi ci attaccano, non abbiamo alcuna possibilità di difenderci. E se ci mettono le mani addosso, ci imbiccano come traditori. Io dico solo che hai avuto troppa fretta. Almeno che non troviamo altri alleati. Ricordi quando abbiamo fondato la società di Lari? Ascolta, Domenico, io partirò subito. Fra 24 ore mi raggiungerai la testa della legione insieme a Pietro. Evita Ancona e dirigiti verso Fermo. Mi farò vivo io. Tra 24 ore. Va bene, d'accordo. Leveremo il campo tra 24 ore. Oggi è il 13 maggio del 1799. È passato un mese da quando siamo entrati a Napoli con il cardinale Ruffo e abbiamo abbattuto la Repubblica Partenopea, voluta dai francesi e da pochi traditori giacobini. Evviva Re Ferdinando! Evviva Re Ferdinando! E adesso sono qui con i nostri amici, Sciabolone e Fra Donato, a difendere la causa degli insorgenti marchigiani. Ah, che bella serata! Che stai a girare, Filomena? Filomena! Ti piace? Senti, Filomena, ma perché non cantiamo tutti una bella canzone? Quella che sai tu! La Carmagnola! È facile! Sì. La Carmagnola! Da
bene. Guarda qua, Mariuccia, niente meno che un generale giacobino. Che facciamo? Gli tagliamo la gola subito? Oppure lo appendiamo ad un albero e lo facciamo mangiare dalle formiche? Nell'una dell'altra! Non ci provare, che tiro subito la benedizione, I giacobini che incontriamo di notte si raccomandano l'anima a Dio, quei miscredenti, e si ricordano di quello lassù solo quando ne hanno bisogno. E tu che mi dici, Sciabolone? Attento! Il mio capo Sciabolone ha una mira infallibile. Di solito i giacobini non si avvicinano tanto da implorare di essere lasciati in vita. Sì, sì. Cercavo proprio voi. Giuseppe Costantini, detto Sciabolone. Siete voi il comandante di questi briganti che ho intravisto bivaccare qua sotto di Grazia? È così, siete ben informato. Sono il capo di questi gentiluomini, quelli come voi chiamano briganti, altri ci chiamano diversamente. Voi fate un po' come vi pare, tanto non camperete a lungo. Può essere, come potreste anche precedermi, ma non avverrà nessuna delle due ipotesi. Sono il generale Giuseppe della Osortis. Che mi prenda un accidente, dovevo capirlo subito. Di voi mi avevano parlato Giuseppe Cellini e Donato De Donatis, il frate! In persona, qui davanti a voi, al comando di 300 cristiani timorati di Dio, ma armati di tutto punto. Se occorre, ho con me la lettera firmata da Cellini. È con lui che avevo preso i primi contatti e con cui dovrei incontrarmi a Fermo. Non serve, generale. Ora che vi vedo bene, siete proprio come vi avevano descritto. Dicono che un giorno sarete come il Bonaparte, grande condottiero e comandante di uomini. Ne sono lusingato. E questa gentile signorina chi sarebbe? Mi chiamano Mariuccia, magari è proprio questo il mio vero nome, chissà, tanto miei non li ho mai conosciuti. Scusate per prima, ma sapete, i francesi, i repubblicani, i loro servi, i cisalpini sono dappertutto, cadere nelle loro mani. Non sembrate di queste parti. Sono napoletana, ero con i sanfedisti del cardinale Ruffo, poi mi sono unita al capomasso a Sciabolone. I sanfedisti hanno fatto una vera mattanza dove sono passati. Avete seminato il cammino di sangue e di rovine. Occhio per occhio, dente per dente, generale. Non vi dimenticate quello che hanno fatto i francesi e i giacobini. Io almeno, per conto mio, quando li devo appendere o fucilare, almeno prima prego per loro e per l'animaccia loro. Mariuccia ha tutta la mia fiducia, è più coraggioso e resistente di un uomo. Francesi e repubblicani hanno già messo una bella taglia sulla sua testa. Se conosco i francesi, credo che la mia taglia possa far gola a molte più persone. Vedrete che da noi non correrete rischi, anche perché gli altri capimassa hanno già votato per chiedervi di mettervi a capo delle nostre formazioni e sono varie migliaia di persone pronte a tutto. Accetto senz'altro, ma un patto, che venga introdotta e rispettata la disciplina militare. Le masse dovranno rispondere solo a me. Voglio che diventino tutti dei veri soldati e soprattutto fine delle ruberie e delle esecuzioni sommarie su prigionieri o cittadini che collaborano con il nemico soltanto per paura. A me sta bene. Ma mi sento di dire che anche gli altri capi massa non troveranno da obiettare sulle vostre direttive. Voglio voi come vice comandante della mia armata e voi continuerete ad occuparvi delle loro anime. Sarà un onore essere ai vostri ordini. Ah, ancora un punto che è fondamentale per me. Ma dite pure. Credo che un po' tutti vogliono servirsi di noi per i loro scopi. Austriaci, russi, il Papa. Potremmo allearci con loro di volta in volta quando ci farà più comodo, ma il nostro obiettivo rimane quello di ottenere una piena indipendenza dei nostri territori dal dominio straniero. Ma per me non ci sono problemi.
Quanto ai nostri uomini sarà dura spiegare loro i vostri piani. Spesso sono contadini ignorantissimi che non sanno né leggere né scrivere. Per loro la patria non va oltre il loro appezzamento di terra. Ma combattono i francesi perché gli rubano le bestie, gli devastano le stalle, le chiese. Questi vengono a fare la guerra lontano da casa. Però dopo tornano sempre, senza che nessuno li mandi a chiamare. Anche da noi le cose stanno così. Il cardinale Ruffo ha un grande seguito e noi non abbiamo esitato a versare il nostro sangue e quello dei repubblicani per la causa. Però i cafoni rimangono cafoni ed è difficile convincerli di ideali che vanno oltre il loro modo di pensare limitato. L'importante è che ci seguono. Poi col tempo impareranno che il mondo non si ferma al confine delle loro cascine. E una volta espugnata ancora, sarà la volta di Roma. E de Santa Madre Chiesa! Amen! Con voi anche in capo al mondo. Vero, Mariuccia? Vero! Generà, state la corda. Vattene, Zingara, so badare bene a me stesso. Finuma, e che? Mariuccia, un'ultima domanda. Come avrete notato, sono solo. Ho fatto lunghi giri tortuosi per evitare i francesi. Hanno ordinato di impiccarmi o di arrestarmi per quello che ho fatto e che ho visto fare, come le repressioni in Veneto, in Lombardia. Siete pieno di amici? Ma non lo sapete, ma anche nel Meridione si parla di voi come di un diavolo. Ed eravate odiato quasi quanto i repubblicani napoletani. Sì, ma non è di me che voglio parlare. L'ascolto. La legione cisalpina doveva lasciare Forlì il giorno seguente alla mia partenza per raggiungere Fermo, che tra l'altro so essere in mano agli insorgenti. Ormai dovrebbero essere arrivati a destinazione, ne avete avuto notizia? Li abbiamo seguiti a debita distanza per capirne le intenzioni. Sono entrati in Ancona ieri e di lì non si sono più mossi. Ma non è possibile, siete certi di quello che dite? Ci avevano avvisato di un grosso contingente di soldati repubblicani che si stavano spostando da oltre Pesaro verso Ancona, seguendo la litoranea. Li ho visti con i miei occhi transitare da Senigallia e giungere alle porte di Ancona. Potevano essere almeno un migliaio, con una decina di cannoni a traino. Io non me la sono sentita di entrare in città per i motivi che potete immaginare, ma i cisalpini ci sono entrati. Mi hanno abbandonato. Come hanno potuto farmi questo? Domenico, il mio migliore amico, e Pietro, l'uomo tutto un pezzo a cui debbo la vita al secolo. Sono stati ingannati. Questa è opera di Monier. Generale, magari le cose non stanno come sembra. O peggio, dalla vostra descrizione sembra che solo una parte è entrata in Ancona. Comunque i miei ordini sono stati disattesi. Così e ora pare. E ora Ancona sarà un osso duro. Vorrà dire che prenderemo gli altri presidi nella regione e poi ci dedicheremo ad Ancona. Sembrate molto sicuro di voi stesso. Si vede che siete abituato al comando e ad esercitare una forte influenza sugli uomini. E voi, conciati in questo modo, con la vostra aria truce combattiva, vi sentite più uomo o più donna? In pochi mesi le masse insorgenti marchigiane al comando di Giuseppe hanno battuto i franco cisalpini dove li hanno incontrati. E adesso, all'inizio di ottobre 1799, li stiamo assediando in Ancona. Il porto è sottoposto a blocco dalla flotta austro-russa e il generale Suvorov ha nominato Giuseppe comandante in capo degli insorgenti d'Italia. Rimangono gli austriaci sul chi vive verso di me.
ma posso capirli, dopo che li ho abbandonati per raggiungere Napoleone. Hai fatto delle nostre bande di straccioni un esercito regolare. Se penso che tutto ciò è avvenuto in meno di 6 mesi. Il diavolo Laoz di ieri è diventato oggi l'idolo delle masse cristiane di insorgenti. Un miracolo! Miracolo? Il miracolo lo lascio tutto a voi fanatici cristiani, io sono molto più pratico. Teniamo sotto assedio il porto più importante della regione, ma abbiamo ancora pochi cannoni, insufficienti a bombardare le difese nemiche. Dobbiamo ancora sperare nell'aiuto concreto di altri stranieri per stanare i francesi. Potremmo tentare un attacco notturno, magari a Monte Cardeto. È brava la mia brigantessa, la Lazzarona Sanfedista, stratega del generale Laoz. Comunque era quello che pensavo. Dal Cardeto avremo un'ottima posizione per bombardare le difese nemiche. E ora ci toccherà prepararci per il bombardamento. Dove sono Sciabolone e il prete? Dobbiamo partire. Sciabolone e il prete? E tu vuoi trovarli in mezzo a tutto questo? Ah, eccolo il prete. Meglio tardi che mai. Sciabolone? Sciabolone, sta parlando con una carrozza dove c'è una dolce signora. Ah, adesso ve lo dirà. Eccolo, finalmente, dovete ricacciarlo. Giuseppe, generale, hai visite e ho appena dato ordine di impiccare un emissario di Monnier. Un emissario di Monnier. Io sono arrivato giusto in tempo per dargli la mia benedizione. Mi sembrava di essere stato chiaro con gli ordini. I prigionieri non si toccano una volta deposte le armi. Sapete che per azioni simili o in subordinazione ho posto agli arresti altri capi massa. Non era un prigioniero, era un emissario di Monnier. Hanno tentato di comprarmi, chiedendo in cambio che ti uccidessi o che ti comprassi loro. Chiamiamola una questione d'onore. E poi aveva una brutta faccia. Sono arrivati a questo punto. Dunque non posso biasimare la tua reazione. Non dimenticate che se uno di loro, di noi, cade prigioniero anche in battaglia, non ha scampo! E guarda cosa hanno fatto a Macerata il 4 luglio. Dopo il bombardamento e la ritirata dei nostri, hanno messo a sacco la città ed ammazzato più di 350 persone. Dicono che c'era anche il tuo caro amico Pino fra i più spietati ad uccidere donne e bambini. Sì, me lo hanno riferito alcuni maceratesi degni di fede. Tento ancora a credere. Ed è anche per questo che abbiamo spostato la reggenza provvisoria da Fermo a Macerata. Un segnale che sappiano quanto è forte la nostra solidarietà. Ma ti fidi di quei civili a cui hai lasciato il potere nelle città, proprio a partire da Macerata? Le truppe ci occorrono per continuare la guerra. E poi vedere in giro gente armata con l'aspetto truce non rassicura la popolazione. Dobbiamo fargli capire che non vogliamo opprimerli e derubarli come avevano fatto sinora i francesi. Impara, Mariuccia, dal nostro generale per quando sarai tornata tra la tua gente. Questa è la differenza tra Giuseppe Laoz e i nostri capi massa, che non vedono più là del nostro naso. Ma adesso che ci penso, mi dicevi che avevo visto. Di chi si tratta? Una gentile signora, molto profumata, dal leggero accento francese, mi pare. È scesa da una carrozza scortata da pochi cavalleggeri che non l'ho fatto impiccare. Tanto sicura lei quanto guardinghi e nervosi gli accompagnatori. Falla passare. Lasciatemi solo con lei. Anche tu, Mariuccia. Generale, venite Adeline, venite e non siate formale. Sono sempre il vostro Giuseppe, il giovane generale che ha molto appreso proprio da voi. Il giovane che ricordo io aveva abbandonato l'oppressore per abbracciare la rivoluzione, gli ideali rivoluzionari. Ora mi dicono che è il capo dei briganti, amico della coalizione antinapoleonica e dei preti refrattari. Siete molto lontana dalla realtà, madame. Rimango un rivoluzionario, un vero giacobino. Uno di quelli che da qualche tempo in Francia avete deciso di ghigliottinare.
Come siete suscettibile. Però come giustificate che i vostri alleati di oggi non sono altro che i vostri nemici giurati di ieri? È vero. Ho deciso di combattere per me stesso e per il popolo italiano. E comunque, se qualcuno ha tradito la rivoluzione, non sono stato io. Forse non vi rendete conto di quello che dite. La Francia è la rivoluzione. E proprio per conservarla si è dovuta epurare degli elementi più estremisti. Ero sceso a combattere al vostro fianco per ideali che ho visto stravolti in pochissimo tempo. Avete orchestrato un vero colpo di Stato nella Repubblica Cisalpina, o di mantenerla sotto il vostro controllo. Ma se il rigore dei vostri amici esasperava gli animi e creava le premesse per il rinfocolare dell'insorgenza? Può essere, ma eliminare gli elementi più estremisti, come li chiamate voi, sostituendoli con elementi più docili, vi consentiva di continuare con i vostri soprusi e le vostre ruberie. Oh, mon cher ami, voi siete un magnifico soldato. Ma certo, la politica non è il vostro forte. Dovete sapere che le rivoluzioni, se vogliono vincere i loro nemici, non possono mantenere uno stato di agitazione permanente. E poi, toglietemi una curiosità. Che cosa avete a che fare con questa circondata? Voglio educarli, migliorarli e non sterminarli come avevo fatto sinora con i francesi. Su via, Giuseppe. Io vi conosco meglio di qualsiasi altro. E di qualsiasi altra. Lo sappiamo entrambi. Voi cercate la vostra affermazione personale, la gloria sui campi di battaglia. Forse pensate di trovarne più qui che siete il capo indiscusso di questa corte dei miracoli, piuttosto che un brillante generale, seppure subordinato a un francese. Voi avete sempre avuto una grande influenza su di me, ma ora... Eppure eravate un grande ammiratore di Napoleone. Egli tuttora vi tiene in grande conto. Conosce il vostro cambiamento di fronte e se ne duole. Sappiate però che è ancora disposto a perdonarvi. Chissà, magari il bastone di maresciallo. No, Adeline, non posso più tornare indietro. La mia decisione è presa. Voglio un'Italia libera da ogni tirannia. E la Francia rivoluzionaria ci ha già voltato le spalle. Oh, forse c'è di mezzo una donna. Magari quella con quell'aspetto torvo che vi ha lanciato uno sguardo come se volesse fulminarmi. Non è proprio alla vostra altezza, no? Un gentiluomo come voi. Non sarò all'altezza del generale, ma almeno io lo so, a differenza vostra. Il generale sta con noi perché crede nella causa del popolo, del suo popolo, che grazie alle vostre ruberie muore di fame e di stenti. Vi sbagliate, madame. Giuseppe Laoz Ortiz crede solo in se stesso e vi trascinerà tutti quanti nella sua rovina. Certo, è vero, può trasformare le vostre masse cenciose in un esercito per una volta e farvi vincere anche qualche battaglia. Ma voi rimarrete sempre e comunque una masnada senza ideali e senza futuro. Adieu, mon général. È il 9 ottobre. Fa freddo. Quanto durerà l'assedio? Riusciremo a tenere uniti gli uomini? Ho brutti presentimenti. Generale! Sembra che la visita della tua amica abbia lasciato il segno. Sono giorni che mi guardi a malapena e... E Mario ci vuole sapere? È troppo fiera perché affronti l'argomento con me. Certo, ci è rimasta male. Ma che c'ha?
di tanto speciale per te, quella donna, la francese lì. È intelligente, colta, e è difficile spiegare i miei sentimenti per lei. Grazie a lei che ho conosciuto il Bonaparte, e sempre grazie a lei che ho deciso di abbandonare gli austriaci per raggiungere i francesi. E poi la Repubblica Cisalpina che si stava costituendo. Finito ogni battaglia, tornavo a casa sua per raccontarle, un po' per sentire il suo calore, un po' per sentirmi adulare. In realtà stava facendo il doppio gioco. Lei e il fratello ambasciatore e quel viscido di Monier. E dimmi un po', se te lo posso chiedere, Mariuccia? Una volta finito l'assedio, lei se ne tornerà a Napoli. E io sarò troppo occupato con il governo di questi territori e con l'impresa di Roma. Non c'è spazio per altro nella mia vita. Credo di capirti. Io non so cosa farà Fra Donato, ma so che noi due abbiamo una mira infallibile con la carabina. E siamo fin troppo abili, tu di spada e io di coltello. Una vita normale per noi sarebbe impossibile. Sì, è proprio così. Seguiremo il nostro destino sino in fondo. Generale, è arrivato al campo un cisalpino con la bandiera bianca. Dice che precede un plotone con i generali Monnier e Pino. Chiedono di parlare con te. Bene, fateli passare, ma mi raccomando, rimanete nei dintorni e fateli tenere sott'occhio e sotto tiro dai nostri. Si è scomodato il capo in persona. Cosa ti offriranno questa volta? Se quello che hai fatto impiccare voleva la testa mia in cambio di danaro, cosa potrebbe volere Monier in persona? Beh, non penso che ti chieda la mia, per quanto preziosa sarà certamente meno della tua. Stanno arrivando, adesso basta fare congetture. Sentiamo direttamente a loro cosa hanno da dirci. Generale Laoz, è un piacere rivedervi. Anche se nel frattempo avete cambiato campo e suppongo abitudini. Mi trovo bene, nonostante le fatiche indubbie causate dal vostro nuovo impegno. Posso dire lo stesso di voi, generale Monier. Avete un magnifico aspetto. Come se le privazioni e fatiche che comportassero un assedio non vi abbiano scalfito minimamente. A cosa debbo la vostra gradita visita? Possiamo parlare fra gentiluomini, tra ufficiali intendo. Generale, i capi massa e gli insorgenti hanno i loro gradi e il loro esercito. Vi presento Giuseppe Costantini, vice comandante della mia armata. Assisterà anche lui al nostro colloquio. Come volete. Vi chiedo, a nome del generale Bonaparte, comandante dell'armata d'Italia, di rientrare nei ranghi e il vostro momentaneo allontanamento non verrà considerato alto tradimento. Non solo, vi verrà affidato il comando dell'intero esercito della Repubblica Cisalpina, nostra sorella. Vi sbagliate. Sono un italiano che ha deciso di combattere per se stesso e per il suo popolo, non sono un traditore. E la Repubblica, vostra sorella, in realtà, è vostra serva. Ma guardatevi intorno, siete circondato da plebaglia e anche se li avete rivestiti con uniformi, rimangono solo dei villani che vi lasceranno non appena dovranno rientrare nei loro campi per il raccolto. Sono buoni tutto al più per rubare e saccheggiare. Generale, non certo per una guerra in campo aperto. Generale Monier, imputate a loro quello che voi fate abitualmente. E comunque con questa debaglia vi ho battuto più volte. Inoltre non siete nella posizione di dettare condizioni. Ancona è circondata e ne uscirete solo arrendendovi. Beh, vedo che avete carattere. Vi lascio solo col vostro amico, col generale Pino. Dominique, vedete se almeno voi riuscite a farlo ragionare. Adieu. Buon generale.
ci ho tenuto ad accompagnare Mounier, perché ero sicuro che non sarebbe riuscito a convincerti. Ah, sei rimasto il solito provinciale cocciuto di sempre. Domenico, hai trasgredito i miei ordini. Dovevi recarti a Fermo. Invece sei andato ad Ancona, ti sei consegnato a Mounier e hai tradito la mia fiducia. Perché? Perché era l'unica cosa giusta da fare. E perché sapevo che un giorno ci saremmo rincontrati. Ed avremmo parlato. Avevamo fatto un giuramento, io, tu e Pietro. I tempi non sono ancora maturi, Giuseppe. I francesi sono ancora i più forti. Chissà, forse finiranno per prevalere quelli della coalizione, gli austriaci, gli inglesi, ma quel che conta è che non è ancora il nostro momento. Su una cosa Mounier ha avuto ragione. Guarda chi hai intorno. Ma di che patria vuoi parlare con loro? Sono legati al loro miserabile campo, o tutt'al più al non meno miserabile borgo dal quale provengono. Parlano lingue, spesso incomprensibili gli uni agli altri. Ma cosa possono saperne loro dell'Italia che sogni tu? Ti sbagli. Possono imparare più rapidamente di quanto tu immagini. Guarda ora, erano più razziatori, saccheggiatori che combattevano per proprio conto. Mi sono bastati 2 mesi. 2 mesi per metterli in grado di batterli in campo aperto. Guardate cosa hanno fatto a Senigallia, ad Ascoli. Sì, te lo concedo. Tu, il Napoleone italiano, puoi vincere contro di noi. Che diamine, puoi battere anche Mounier e conquistare Ancona. Dopodiché, i francesi rimangono ancora troppo forti. Ricordati, Giuseppe, che Napoleone, il vero Napoleone, ha battuto ovunque li abbia incontrati gli austriaci, russi, prussiani, e prima o poi tornerà dall'Egitto. Che farai allora? So quello che ho fatto finora. Basta. Tu invece che scopo hai a continuare a servire i francesi? Perché lo hai compreso che la Repubblica Cisalpina dipende tutto e per tutto dai loro ordini e dai loro capricci. Che scopo, mio povero Giuseppe? E dire che ormai dovresti conoscermi. Te lo ripeto, Napoleone ora è in Egitto, ma tornerà e con lui torneranno le vere battaglie. E la vera gloria, e questa spada, sarà sempre al suo servizio. Onori, carriera, denaro, donne. Lo sai, è tutto ciò che mi interessa finora. Poi si vedrà. E Pietro, perché è venuto con te in Ancona? Perché lui è un buon soldato. E un buon soldato sa obbedire agli ordini. Gli ho detto io che faceva tutto parte del piano per convincerlo a seguirmi. È incolpevole, almeno secondo il tuo punto di vista. E sono anche certo che così facendo gli ho evitato la fucilazione, che non riuscirò ad evitare a te, data la tua cocciutaggine. Un'ultima cosa. Dimmi. Mounier chiede una tregua. 48 ore. Per darci il tempo di evacuare alcuni civili e tenere un consiglio di guerra per decidere se lasciare o meno la città. Hai sin d'ora il mio assenso. Quarantott'ore da questo momento. Addio, Remini. Addio, Giuseppe. So che tu lo consideri ancora il tuo migliore amico. È così. Non posso odiarlo se mi ha abbandonato. Era una decisione difficile da prendere. E lui l'ha presa. E che farai se dovessi incontrarlo di nuovo? Spero che non avvenga sul campo di battaglia. Comunque mi ha chiesto una tregua di 48 ore a nome di Mounier. Gliel'ho concessa. E tu ti fidi ancora dei francesi? E di lui? Secondo le nostre spie non sembra che ancora se la stiano passando bene. Io credo che ci stiano chiedendo seriamente di lasciarli andare.
Sanno che stanno arrivando gli austriaci con molti cannoni e che per loro sarebbe la fine. Inoltre, tra le Alpi e Ancona, l'unico esercito francese che combatte si trova a Genova, con Massena. Oh, ma ritornare in Francia con il territorio completamente in mano alla coalizione è difficile, molto difficile. Io non mi fido né dei francesi né dei suoi amici cisalpini. Io mi fido di Giuseppe, del nostro comandante in capo. E io dell'onore militare. Domenico mi ha dato la sua parola e quella di Monier. È la notte del 10 ottobre 1799. Rinunceranno i francesi a difendere Ancona e noi potremo prenderla senza altro spargimento di sangue. Credi veramente che ci sarà pace se Monier prende la via del suo paese? In questo momento tutto lascia pensare che la coalizione stia avendo il sopravvento. Solo l'intervento di Napoleone potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma se riuscisse a lasciare l'Egitto? Ma non vedo come può raggiungere la sua flotta una volta distrutto l'esercito. E i tuoi ex amici della Cisalpina come reagiranno? Una volta che saranno sconfitti i francesi, le repubbliche messe su da loro si scioglieranno come nella sole. E tu? Tu che farai? Tornerai con gli austriaci? Oppure ti alleerai con il re di Napoli o con il Papa? Niente di tutto ciò. Una volta che i presidi cisalpini capitoleranno, i loro soldati si uniranno a noi. Dobbiamo prendere Roma. E il prestigio della capitale della cristianità e di quello che è stato l'impero romano farebbe sì che da tutta Italia verranno ad ingrossare le nostre file. Rimarrei per ore ad ascoltarti, ma si è fatto tardi, Dopo una giornata del genere, credo sia meglio riposare. Sì. La prima notte di tregua, ci credi? Sì, penso proprio che adesso, penso che ci meritiamo un po' di riposo. Ho detto a Sciabuloni di lasciare alcuni soldati nei punti più nevralgici. Spari alle grida, sono molto vicini! Ci stanno attaccando! Maledetti traditori! Sono meno di 200 passi da noi! Hanno rotto le nostre prime due linee di difesa! Li ricacceremo! Fai arretrare le difese più esterne! Facciamo ancora in tempo a prendere il mezzo e a ricacciarli! Marincia, vai con Sciabuloni! No, non ti lascio! Vattene! Cercherai di allenare più gente possibile! Io cercherò di arrestarli con i miei cacciatori! Andate! Andatene! Arrenditi, Giuseppe! Arrenditi! E ti prometto salva la vita! Domenico, ma che significa questo? L'onore militare. Ci avete chiesto una tregua. È stato Monier a dare l'ordine. È alla testa di un'altra colonna che sta attaccando a nord. Ora, getta l'arma. Avresti il coraggio di sparare. Io no. Ma se è circondato lo farà qualcun altro. L'onore militare. Ci avete attaccato dopo aver concordato la tregua! Ma quale onore vuoi più trovare in questa guerra, Giuseppe? Io ormai non si fanno prigionieri. Giuseppe! Li stiamo respingendo! Sono in fuga! Sì! Ah! Finiscilo. Fermo! Ma che fai? Sei impazzito? Vattene! Generale! Giuseppe! Fermo, Cisalpino! O ti spicco la testa dal busto! Che hai fatto? Uno dei nostri l'ho colpito mentre parlava con il generale Pino. Il generale Laozza è il mio comandante, il mio amico. Forse siamo ancora in tempo a salvarlo. Generale, li abbiamo respinti, ma ora pensiamo a te! Hanno tradito. Hanno tradito la mia fiducia. Da morire, potevo anche immaginarlo, ma da Domenico. Perché? Non pensare a loro. Non te ne puoi andare proprio ora. Ce l'avevo a tiro, dovevo spararmi, ce l'avevo a tiro. Non ti dovevi fidare, Giuseppe, non ti dovevi fidare. È un fratello per me. Giuseppe, perdonami, ma Domenico mi aveva detto che i tuoi ordini erano cambiati, che parte delle truppe doveva rimanere a Forlì, mentre noi raggiungevamo Monier in Ancona.
quando ho compreso era troppo tardi. E poi ho pensato che il giuramento fatto alla nostra Repubblica fosse più importante di tutto il resto. Sei sempre stato un grande soldato. Un uomo d'onore. Quanto Domenico. Lui è un istintivo. Un uomo d'impulso che agisce per il pulso del momento. Ma a lui non mi riesce di perdonarlo. Non ti staccare. Ora devi riposare. Roma. Dobbiamo prendere Roma. La Giuseppina. Il regno di Napoli. Insieme. Italia. Così morì il Napoleone italiano. Morì giovane, troppo giovane. Io mi preoccupai per portare il suo corpo al sicuro nella Basilica di Loreto. La città di Ancona si arrese poco dopo e quel diavolo di un Monnier ottenne anche l'onore delle armi. Dopo l'assedio ci separammo tutti. Con la morte di Giuseppe ogni banda tornò ad agire per proprio conto. Il sogno che grazie a lui avevamo appena intravisto svanì. Io diedi parecchio filo da torcere ai francesi, ma se glielo diedi. Ma alla fine mi catturarono e mi fucilarono. Era l'anno di grazia 1805. Quanto a me, alla fine trovai l'accordo per mettermi d'accordo con loro. Ottenni il perdono e indossai la loro divisa. Morì nel 1808 con il grado di capitano degli onori militari. Mariuccia scomparve il giorno dopo e di lei non si seppe più nulla. Théodule morì da eroe in battaglia nel 1807. Era addirittura stato nominato ministro della guerra nel Regno d'Italia. Eh già, ma Pino? È vero, è Pino? Pino? Marzo 1826. E con questo dovrei riuscire a concludere questo capitolo delle mie memorie. Dove eravamo? Ah, già. Il nostro attacco, condotto su tre colonne, colse alla sprovvista i briganti, sbaragliando le prime due linee di difesa fino a quando non fummo bloccati dalla reazione di La Hoz. Il generale ribelle mi venne incontro con la pistola spianata, ma un fuciliere lo colpì in pieno prima che potessi fermarlo. Non ti avrei mai sparato. Ho alzato il braccio in un riflesso incondizionato, ma non ti avrei mai sparato. Giuseppe. No, no, non è possibile. Tu sei morto. Ho visto la tua tomba in basilica. Neanch'io, credimi.
Neanche io avrei mai usato le armi contro di te. Ero a terra, ferito a morte. Ma era ancora in me quando udì distintamente ordinare al fucile: finiscilo. È vero, ma fu solo per evitarti una fine ben peggiore. Un processo per diserzione, una fucilazione alla schiena o peggio. Il cappio al collo come i malfattori. Domenico, mi hai tradito. Hai tradito il tuo migliore amico. Ricordi quando abbiamo fondato la società dei raggi? Avevamo la possibilità di liberarci una volta per tutte dal dominio straniero che per centinaia di anni ha impedito il nostro destino di uomini liberi. La libertà ce l'avevano insegnata i francesi. Per quale motivo avremmo dovuto abbandonarli in quel momento per suonarli con gli austriaci? Ti sbagli. Gli insorgenti combattevano per proprio conto contro i francesi, o alcuni in teoria per il Papa o per Re Ferdinando. Per la prima volta avevamo l'opportunità di unirli in un unico grande esercito. Avevo iniziato ad arruolare anche un sacco di giovani che rispondevano soltanto a me. Ecco, l'hai detto, soltanto a te. La verità è che tu seguivi solo la tua smodata ambizione. Ci avresti condotto tutti alla rovina insieme a te. Tu invece, appena hai avuto paura che i tuoi amici francesi te la facessero pagare, invece di andare a fermo, sei andato ad Ancona, ti sei consegnato a loro e hai preferito combattere contro di me. Non farmi la morale. Non tu, che hai cambiato per ben 3 volte schieramento. Sai cosa ti dico, Giuseppe? La tua fine te la sei cercata. E nessuno si ricorderà di te, se non per la tua fatua volubilità. Non mi interessa essere ricordato. Sappi però che io rimango fedele ai miei ideali. Tu invece, appena hai saputo la disfatta del Bonaparte, mi dicono che ad oggi hai una bella ricca pensione a feldmaresciallo dell'imperatore d'Austria. Sì, ho lasciato anch'io i francesi. Ma dopo, in un momento più propizio, quando era chiaro che si poteva finalmente lottare per ottenere l'indipendenza del Regno d'Italia, che nel frattempo aveva preso il posto della Cisalpina. Ah, avresti dovuto vederlo, Giuseppe. C'era dentro quasi tutta l'Italia settentrionale, la Romagna, le Marche. Le cose non stavano così. Una volta che a tutti era chiara la disfatta di Bonaparte, prima hai appoggiato il viceré Eugenio e poi hai brigato con gli austriaci. Inoltre hai tollerato il linciaggio del primo ministro delle finanze Pina, che con lui era indebitato fino al collo, e la sua morte avrebbe estinto tutti i tuoi debiti. Sempre il solito vizietto, mio caro, eh? Le donne e il gioco. Il gioco e le donne. E la promozione a feldmaresciallo dell'imperatore d'Austria avrebbe risolto tutti i tuoi problemi. Tutto questo c'entra per poco con gli ideali. Giuseppe, devi credermi. C'è stato un tempo in cui ero sinceramente tuo amico. Quando ci hai chiesto di unirci a te nella società dei raggi, ho aderito subito perché mi avevi convinto. Ma eravamo diversi. Tu hai creduto davvero che fosse possibile liberare l'Italia, farne una nazione. A me, lo sai, è sempre piaciuta la guerra per la guerra. E ho seguito chiunque di volta in volta fosse in grado di garantirmela. E con essa la fama, il denaro, le donne. A Forlì, dopo la tua partenza, ho tenuto consiglio con gli ufficiali per capire se qualcuno di loro fosse disposto a unirsi a noi contro i francesi. Avevo evitato di coinvolgere te lì e volevo tenerlo lontano da quella storia. E ho fatto bene. Nessuno di loro ci avrebbe seguito. Ed io mi sono regolato di conseguenza. E questo ha significato per me una pronta riabilitazione e continuare a combattere su ogni teatro di guerra che aveva il Bonaparte.
e coprirmi così di gloria al suo seguito. Tutto questo mi è stato chiaro all'improvviso, quando la vita ha iniziato ad abbandonarmi dopo quel colpo di carabina sotto un colpo. Perdonami, Giuseppe. Non c'è bisogno, Domenico. Vieni. Abbiamo bisogno entrambi di riposo. C'è ancora tanta strada da fare. Storia è esattamente questa, qualche piccola interpolazione, ovviamente il morto non resuscita, ma il suo ex amico, il generale Pino, morirà di infarto e noi gli abbiamo associato anche un sogno che lo riporta al fatto misfatto che è avvenuto 3-2 sotto Ancona. Le spoglie di Laoz, del generale Laoz, si trovano per uno strano gioco del destino nella cattedrale di Loreto, sotto, nel piano sottostante, la cappella dei francesi. Quindi sotto si è trovato sempre vicino al suo nemico. E l'avrei potuto chiamare il disertore, in realtà era un ribelle, non era un disertore, un ribelle che ha fatto quella fine sfortunata. Il resto della storia è che il fuciliere, fatto reale, è stato promosso sergente per l'atto di aver abbattuto il suo ex generale. Io vi ringrazio molto per la vostra pazienza e vi ringraziamo tutti quanti, è stato un piacere. Thank you.
Presidente.